una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. In un antico convento di Castellammare di Stabia, immerso nel verde dello splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA, Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con l'ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato in una struttura confortevole e all'avanguardia. Oasi San Francesco, salita Quissisana 30, Castellammare di Stabia. www.rsaoasisanfrancesco.com. Oasi San Francesco, l'elisir di lunga vita. In compagnia di Fabrizio Melara, senza ombra di dubbio, l'abbiamo detto anche in radiocronaca, il migliore di quest'app quest'oggi. Hai giocato in un ruolo non tuo, ti sei fatto trovare pronto, già ti aveva provato Fabio a Casetto un po' in questo ruolo e con Carotto la coppia ha funzionato. Sì, ma non è questione di giocare 10 metri più avanti o 10 metri più indietro, è questione di sacrificarsi per la squadra per raggiungere un obiettivo. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione, purtroppo non sono venuti 3 punti, è la prima sconfitta, la incassiamo, ma usciamo a testa alta perché abbiamo fatto veramente un'ottima partita e continueremo così fino alla fine. Fabrizio, bello l'applauso dei ragazzi arrivati fino a qui da Castellammare, dei tifosi che vi hanno voluto sotto il settore per dirvi grazie per una prestazione comunque eccezionale della squadra. Sì, penso che ormai i tifosi hanno capito che ci mettiamo il cuore, come ce lo mettono loro e ci stanno seguendo sempre. Purtroppo ci dispiace per non avergli regalato l'ennesima vittoria, però stiamo tutti calmi e tranquilli e continuiamo così fino alla fine. Ha perso anche il Trapani, quindi nessuna sconfitta indolore, però magari se proprio si doveva perdere, meglio quando l'ha fatto anche la diretta concorrente in questo momento, anche se il Catania si è avvicinato. Sì, sì, indubbiamente, ma ci poteva stare anche che il Trapani vinceva, che andava un punto sopra. Io mi è capitato qualche volta, insomma, di giocare al vertice in queste categorie e non ho mai vinto con mese d'anticipo. Anche con l'avvenimento di mister Auteri ho vinto la penultima giornata, quindi, e non ho mai perso il giorno di ritorno. Quindi continuiamo così, stiamo facendo un ottimo campionato, un grande campionato, e testa alta. Noi stacchiamo 2 giorni e lunedì pensiamo a Rieti. A proposito di Auteri, avevi già giocato terzino proprio con lui, mi dicevi prima dell'intervista. Sì, avevo giocato quarto, non proprio terzino puro, però ti ho detto cambia poco. In questo momento, poi credo di essere abbastanza esperto per poter giocare anche 10 metri più indietro, anche perché il mister è stato molto intelligente, non avevano attaccanti esterni che potevano dar fastidio a attaccare, mi ha detto di spingere, di fare quasi l'attaccante aggiunto, diciamo. E quindi devo dire che è stata la scelta giusta, avevo molto campo davanti e ho fatto una buona partita. Ecco, le tue parole sono importanti quando dice appunto ogni campionato non si vince, il campionato si vince un mese prima, 2 mesi prima. Adesso ecco l'esperienza delle persone come te, dei più maturi, dei più esperti, può aiutare questa US Abbey in questo momento, perché poi US Abbey che comunque è esperta come te, però ci sono anche tanti giovani. Sì, ma la squadra è esperta, ma anche i più giovani si sono allineati e hanno capito qual è la strada da percorrere, la sappiamo, noi più grandi cerchiamo di indicarla insieme al mister che ci indicherà la via giusta e non vogliamo lasciarla assolutamente. Ecco, si diceva questa non è una partita fondamentale, dipende dal risultato, è arrivata la sconfitta, ma adesso si può dire invece che quella col Trapani è la partita fondamentale da giocare in casa, o comunque reputi che appunto tutte sono importanti e tutte saranno difficili? Ma questa era una bella partita da giocare, una bella partita, venivi comunque sia qui al Massimino contro il Catania che aveva cambiato allenatore, che è una piazza, un'ambizione importante e ci tenevamo bene a fare il risultato, ma no, non per la vetrina o cosa, e tantomeno non sarà Trapani la gara fondamentale, le gare fondamentali già iniziamo da lunedì contro il Rieti. Fabrizio, possiamo dire che con quest'arbitro ci è andata un po' male quest'anno, all'andata 2 rigori non dati, al ritorno alla prima occasione ha dato il rigore al Catania, diciamo che è un arbitraggio oggi molto molto da rivedere, anche la società già ci ha fatto capire che non è rimasta per nulla contenta di un arbitraggio molto molto, che anche a noi è sembrato molto di parte.
Ma no, sì, forse siamo sfortunati con questo arbitro, non ricordo neanche il nome, però no, lui bene, Sozza di Serigno, perché il cognome è tutto un dire. No, non guardiamo queste cose, il mister non ci fa pensare a queste cose, ha fischiato calcio di rigore, non credo che l'abbia fatto, insomma... In malafede, quindi accettiamo, è capitato anche a noi, forse ci hanno dato di rigore dubbio, andiamo avanti, ho detto facciamo il nostro percorso, non ci attacchiamo a niente, a nessuno, pensiamo alla prossima partita. Puoi fare un saluto ai tifosi, ma soprattutto un incitamento a vederli allo stadio contro i Reti, che forse è la partita fondamentale in questo momento? Sì, a noi ci piacerebbe vedere il Menti sempre pieno e loro sanno, hanno capito che adesso sono fondamentali per noi, queste ultime partite sono decisive, sono fondamentali, se ci serve quella spinta qui in più che ci poteva servire anche oggi, però purtroppo giocavamo fuori casa e loro sono veramente il 12° uomo in campo, e non lo dico tanto per dire, lo dico perché mi è capitato anche a me a Benevento che cresceva l'entusiasmo e i tifosi ti danno una grossa mano, abbiamo visto anche le ultime partite, abbiamo ritrovato un Roma Menti come conoscevo anch'io e devo dire giocare così è un'altra roba.